insiste molto sul chiedere una zona di no-fly zone appunto sulla Libia, anche la stessa Lega Araba l'ha chiesto ai ministri degli esteri, lei cosa pensa? Beh, non so fino a che punto può essere utile una no-fly zone, perché almeno a quanto mi risulta i traffici tra la Libia e il resto del mondo avvengono soprattutto via terra e via mare, non ci sono grandi movimenti di aerei, quindi non vedo una grande utilità in questa no-fly zone proprio dal punto di vista pratico. Poi dal punto di vista magari di pressione, di sensibilizzazione può essere utile, però ripeto, a meno che i dati che ho siano sbagliati, bisognerebbe bloccare più i porti che gli aeroporti. Nel vertice di Bruxelles dell'11 di marzo, secondo lei sono stati fatti dei passi in avanti oppure... Passettini, ecco, perché manca quella solidarietà europea soprattutto riguardo alla questione dei profughi, degli immigrati, insomma di quelli che dalle coste del Nord Africa arrivano in Europa, molti in Italia, ma poi c'è anche qualcuno in Grecia, qualcuno a Malta, pochi in Spagna e Francia, però sappiamo che visto che c'è il trattato di Schengen, una volta che arrivano qui da noi in Italia, poi possono espandersi in tutta l'Unione Europea. Quindi è miope quell'atteggiamento di taluni stati che dicono beh, noi siamo lontani, figurati se uno arriva in Svezia, se uno arriva in Finlandia, invece prima o poi ci arrivano. Quindi bisognerebbe trovare un accordo comune, ferma rimanendo la sovranità di ogni Stato, però per risolvere questa che è veramente un'emergenza. Il Consiglio nazionale però è stato riconosciuto da parecchi paesi, in quello appunto degli insorti. L'interlocutore principale viene considerato questo? Beh, bisogna vedere che potere effettivo ha e chi rappresenta. Io sono sempre favorevole al dialogo, però ci deve essere qualcuno che dall'altra parte abbia dei poteri e abbia una rappresentanza. Quindi per ora non mi sembra che sia così, comunque... È sempre meglio appunto avere un interlocutore che non avere niente, perché il problema di quei paesi è che se si va là, si cerca un accordo, non si sa con chi farlo. Una domanda di questo piano Marshall di cui si discute, una sua opinione? Ma il piano Marshall prende il nome da quello che dopo la Seconda Guerra Mondiale ha aiutato l'Europa, distrutta appunto dalla guerra, dai bombardamenti, a risollevarsi sotto il profilo soprattutto economico. Qui non siamo in quelle condizioni, il Nord Africa non è così disastrato, anche perché, pensiamo appunto alla Libia, di ricchezze ne ha proprio da vendere. Quindi se è un aiuto tecnico va bene, un aiuto economico bisogna vedere di non dare soldi a chi ce li ha.